parola è Paolo Zamboni, non soltanto per questa opportunità di presentare anteprima, devo dire, questo progetto, ma anche perché appunto dopo 20 anni di fornire il mio mestiere ai vostri colleghi radiologi nell'imaging mammografico abbiamo l'occasione invece di appunto cominciare un progetto davvero spaziale. E allora io sono qui da project manager, una parola che in inglese appunto suona bene, ma in italiano sapete che chi lo fa lo sporco lavoro, e grazie ovviamente dopo l'idea di Paolo e di tutta la gestazione con l'ASI ci ha portato alla realizzazione di questo progetto. La Brain Brain non va confuso con Brain Drain, perché voi sapete che in inglese questo significa fuga di cervelli e noi in Italia siamo dei professionisti purtroppo, quindi il fatto di girare in queste due parole ci dice che invece riguarda proprio il ritorno venoso cerebrale. Allora, qual è il... vediamo se questo va avanti. Sì. Allora, questo progetto è stato approvato dall'Agenzia Spaziale Italiana e noi dobbiamo sviluppare un payload, svelerò questo termine che cosa significa fra pochissimo, e in concomitanza con la missione della prima astronauta italiana nello spazio, che è il capitano Samantha Cristoforetti, che è un membro dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea. E questo progetto appunto si svilupperà durante la missione che partirà da Cristoforetti a fine novembre, durerà circa 6 mesi. Già in pubblicazione ci sono dei dati sul nostro progetto, uno è sul sito dell'ASI che appunto parla degli esperimenti di Samantha e uno sul sito della NASA, e sono quindi di pubblico dominio. Allora, il nome originale in realtà era Space Dreams, così come lo avevamo creato questo acronimo, proprio perché già dalla lista di questi termini ci dice tutto sul progetto, ovvero noi vogliamo fare un'analisi di tipo pretismografico, un pretismografo strain gauge, per appunto valutare il ritorno venoso cerebrale. In questo caso ovviamente l'interesse è in un campo microgravitazionale, perché si chiama così, dove c'è essenzialmente assenza di gravità nello spazio. Questo è soltanto uno schema che serve ad indicare e a riassumere tutto il progetto che noi vogliamo sviluppare. In basso c'è la pretismografia, ovviamente soltanto un'immagine presa da internet a che vedere con il nostro pretismografo, e noi vogliamo accoppiare questa pretismografia con la PFS, che è una facility che è presente all'interno della HRF, che è la Human Research Facility, dentro un modulo di questa stazione spaziale internazionale. Ci serve per poter modulare la respirazione e quindi attivare in qualche modo la pompa toracica. Nello stesso tempo all'interno dell'HRF c'è anche un ecografo portatile, e questo ci permetterà anche di andare a studiare la sezione della giugulare e quindi in qualche modo anche accoppiare questi risultati. Il background scientifico, poi questi argomenti li conoscete molto meglio di me. Noi partiamo dalla pressione idrostatica, ovviamente l'uomo si è adattato sulla Terra con l'effetto gravitazionale, e quindi nel caso della giugulare, che è una vena esterna, quando noi siamo in una posizione in piedi ovviamente abbiamo questo gradiente e c'è una pressione negativa in alto rispetto al cuore, quindi quando siamo in posizione appunto upright noi vediamo che la giugulare è praticamente collassata, mentre se ci mettiamo invece in posizione distesa allora abbiamo questo vaso che si allarga, e quindi la maggior parte del ritorno venoso avviene proprio attraverso la giugulare. Allora, le nostre ipotesi, così come le abbiamo proprio formulate ufficialmente per l'approvazione dell'Institutional Review Board della NASA, sono essenzialmente tre. Prima di tutto, ovviamente, il fatto che l'ambiente microgravitazionale, quindi l'assenza di gravità, come se fossimo sempre supini, va a giocare un ruolo fondamentale nel ritorno venoso cerebrale. Allo stesso tempo ci deve essere un meccanismo compensatorio, e quindi in questo senso la pompa toracica può risucchiare il sangue verso il cuore. Proprio in onore anche a Roberto Monfredini, non so se è già qui, il fatto di poter sfruttare anche la cronobiologia dello spazio, che sicuramente è fondamentale. Noi parliamo magari di ammalarsi durante il fine settimana, immaginiamo invece di farsi un viaggio nello spazio, così come sarà effettivamente un effetto della cronobiologia, perché voi potete immaginare che ad esempio l'astronauta ruota 15 volte durante il giorno, si vede 15 albe e 15 tramonti, quindi sicuramente quell'effetto notte e giorno è abbastanza alterato. Allora, da dove siamo partiti? Questo è uno studio che ha fatto Paolo Zamboni con i suoi collaboratori, e quindi ha sviluppato un pretismografo strain gauge, dove ha visto che effettivamente se noi piazziamo questo collarino vicino al collo, e quindi possiamo attraverso una sedia basculante andare a vedere l'effetto di svuotamento e di riempimento, la curva a destra ci fa vedere come effettivamente il volume del sangue cambia in funzione appunto della postura. E questo ovviamente per noi
è molto importante, l'idea che è piaciuta all'ASI è proprio questa: se noi abbiamo un sistema portatile, un sistema ovviamente non invasivo, che è abbastanza anche ridotto in dimensione, non fosse altro per la problematica anche di spedire qualcosa nello spazio, sicuramente rappresenta l'argomento ideale per un esperimento nello spazio. Gli obiettivi scientifici, così anche come li possiamo in qualche modo elencare, sono tre essenzialmente. Uno ovviamente è di fare una misura in condizioni microgravitazionali attraverso questo pletismografo cervicale, nello stesso modo attraverso anche l'ultrasuono, perché ci interessa un adattamento fisiologico. Ovviamente dopo essere arrivato, magari il fisico dell'astronauta ancora si deve adattare, dopo un mese, dopo qualche mese ci sarà una configurazione diversa. Voi sapete ad esempio che gli astronauti, sì, questo è un mio vizio, effettivamente me lo dicono tutti, potevo parlare in inglese, allora non mi stava dietro al contrario. Va bene, devo andare piano, quindi ovviamente ho già finito la mia presentazione. Allora, sì, essenzialmente gli obiettivi scientifici sono tre. Il primo è appunto la possibilità di studiare in questo adattamento in microgravità, perché abbiamo questo pletismografo cervicale. Il secondo è di poter vedere l'adattamento fisiologico, stavo dicendo appunto che noi dobbiamo in questi 6 mesi andare a monitorare come si evolve un po' il fisico dell'astronauta. Stavo dicendo appunto che l'astronauta parmitano si è allungato di 3 cm in quei 6 mesi, proprio perché non c'era questo effetto gravitazionale di schiacciamento delle vertebre. E poi abbiamo già detto nel discorso del ritmo circadiano, che sicuramente ci potrà dare dei risultati molto interessanti a livello della fisiologia umana. Allora, i dettagli sperimentali, la cosa importante che noi abbiamo visto, ovviamente noi, proprio perché siamo nello spazio sempre in posizione supina, quello che cerchiamo di fare è avere delle condizioni standard a livello respiratorio, e quindi partendo dalla capacità vitale e poi riducendola, per poter poi associare questi dati nello spazio a quelli che saranno la raccolta prima e dopo la partenza, il ritorno dell'astronauta stesso. Allora andiamo veramente sullo spazio, e questa è la Stazione Spaziale Internazionale. È il più grande risultato della comunità internazionale, non soltanto in termini di collaborazione, ma anche in termini ovviamente economici, perché voi sapete, dopo la guerra fredda, gli Stati Uniti e Russia hanno deciso almeno in questo campo di collaborare, e quindi sicuramente la Stazione Spaziale Internazionale è un'evidenza sotto gli occhi di tutti. È costruita con una serie di moduli, come potete ben vedere dalla figura, a parte i pannelli solari che servono a dare energia, lo spazio non si potrebbe fare altrimenti, e questa visione esplosa di tutti i moduli serve soltanto a concentrare l'attenzione sul modulo che c'è in basso, e che il laboratorio europeo, detto Columbus, quello che appunto interessa a noi. Allora, il laboratorio dell'ESA è proprio un orgoglio europeo, questo è un vero e proprio laboratorio di biomedicina, e ci sono diversi strumenti che sono proprio necessari per poter fare questi esperimenti sulla fisiologia umana e per andare a studiare gli effetti di lunga durata, perché voi sapete che diciamo, l'uomo appunto cerca sempre di andare avanti, già si parla di fare una colonia su Marte, di poter fare viaggi di lunghissima durata, e sicuramente bisogna prima di tutto partire da questo tipo di laboratorio. Noi ne sfruttiamo alcune di queste possibilità, come la PFS, che appunto il nome stesso lo dice, ed è all'interno della Human Research Facility, e ci permette proprio di fare degli esperimenti complessi non soltanto a livello respiratorio ma anche cardiovascolare. E voi vedete l'astronauta qui, che è proprio seduto di fronte al rack della PFS, c'è in azzurro al centro c'è proprio il suo boccaglio per cambiare le condizioni respiratorie, e qui così vedete questo tizio che invece non è per niente un astronauta, però era felice di essere lì almeno a Houston a simulare queste condizioni, e così potete vedere di nuovo l'immagine del vostro boccaglio. Allora, esperimenti di ultrasuono, voi vedete che ovviamente in questo caso c'è l'operatore e c'è anche il soggetto, e quindi sicuramente facilita un po' il ruolo, anche se l'astronauta non è certo un esperto. Abbiamo un sistema portatile, bisogna legarsi bene i piedi perché lì si sta sempre fluttuanti, anche il lettino ovviamente è ancorato, è il nostro astronauta. Nel nostro caso invece, per questione di tempo, ed è proprio il caso di dirlo, il tempo è denaro, perché l'ASI ci ha chiesto, non se ne parla, di utilizzare un operatore e un soggetto, quindi la nostra astronauta dovrà imparare come farsi da solo l'ecografia al collo. Ed è un sistema
standard che è stato modificato soltanto per le esigenze spaziali, un sistema GE Vivid che ha la possibilità ovviamente di fare la sonda, fare ecografia, e per facilitare il compito c'è questa mascherina in cui è divisa per colori in modo tale che l'astronauta si può orientare, e anche noi dobbiamo fare proprio delle procedure in cui si dice esattamente passo dopo passo come deve seguire il nostro esperimento. Allora, una cosa fondamentale sia per l'istruttore che anche per il principal investigator, appunto Paolo Zamboni si troverà nella facility di turno in cui in tempo reale andrà a dialogare con l'astronauta. Vedete l'immagine di destra, ci permette proprio di vedere esattamente in tempo reale il display del nostro sistema della GE in modo tale da regolare l'ecografo, di dare le ultime dritte e far sì che quel minuto a disposizione che abbiamo sia ovviamente oro per noi. Allora, due cenni sul quello che poi noi umilmente come fisici medici abbiamo cercato di fare qui a Ferrara. La plethysmografia è stata rifatta completamente da capo perché per le requisiti di sicurezza della NASA, ovviamente qualsiasi strumento che va bene a terra non va bene nello spazio, quindi deve essere molto scaro ma molto essenziale, funzionante. Questo è un collarino di silicone che ha una capacità elettrica che ovviamente è variabile. Quando noi lo allunghiamo registra un certo segnale, questo segnale noi lo andiamo a registrare con un'elettronica che anch'essa è stata fatta da capo, essenzialmente il nostro contributo insieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Ferrara. C'è la possibilità, ovviamente anche se non pesa questa elettronica, però di essere fermamente tenuta al corpo, alla vita dell'astronauta, e quindi c'è una cintura in Nomex. Il Nomex si usa anche in Formula 1, è un materiale non infiammabile, sempre per ogni ovvi motivi, e c'è una semplice batteria al litio che crea ovviamente un sistema autonomo, stand alone, perché anche lì non è possibile allacciarsi in qualche modo alla rete della Stazione Spaziale Internazionale. Questo è soltanto un modo per mostrare come i tre sensori sono legati alla nostra elettronica. A destra c'è l'interfaccia utente, che è veramente molto semplice, proprio con dei LED per segnalare qual è il livello di segnale, niente di più. E questo semplicemente perché appunto con grande fatica abbiamo creato questo oggetto, e si vede anche non solo il vano batterie ma anche il prototipo, così come l'interfaccia utente che ve l'ho descritto prima, con i segnali di accensione e di livello del capacimetro. E non voglio ovviamente tediarvi con questo schema blocchi, ma mi interessa farvi capire come banalmente l'uso di una batteria, che è una batteria che possiamo comprare tutti al supermercato e poi usare per i nostri quotidiani, domestici o al lavoro, in realtà per essere qualificata dalla NASA ci sono 6 livelli diversi di rischio. Cioè una batteria può creare 6 diversi livelli di rischio, e ci sono 2 controlli che quindi in modo ridondante evitano attraverso i circuiti di protezione che qualcosa possa accadere. Ovviamente l'astronauta non si può graffiare, non può urtare nulla, non ci possono essere liquidi che perdono, niente di niente. E quindi vorrei concludere col fatto che sicuramente la famosa frase failure is not an option, sicuramente non è un'opzione per la NASA. Noi può darsi che il nostro esperimento non vada in porto, però l'astronauta deve garantirsi la salute. Però per noi invece è fondamentale non fallire, e quindi l'unico modo per non fallire è sicuramente riuscire a fidarsi a un team in cui la collaborazione tra 3 dipartimenti, come l'abbiamo già indicato, il dipartimento della fisica medica con il professor Gambaccini come leader, il professor Zamboni, il professor Roberto Manfredini che ha parlato appena adesso, e una serie di persone che effettivamente stanno lavorando in modo molto molto intenso, perché le scadenze sono lì da venire. Vi ringrazio per me.